Buon pomeriggio amici e amiche, bentrovati sul mio canale. Come potrete notare, nuova location, quindi che dire, benvenuti nella mia cucina, o meglio, nella nostra cucina, perché oggi abbiamo un ospite d'onore, special guest star, mia mamma, che già conoscete. Ho deciso di inaugurare una nuova rubrica, che chiamerò la cucina di Nadia, dove mia mamma vi mostrerà come realizza alcuni dei suoi piatti preferiti. Questo pomeriggio, o meglio questa sera, perché qui è quasi l'ora di cena, andrà a cucinare, oggi l'aiuto un po' io perché è la prima volta e mi ha detto mi raccomando suggerisci, parlate al posto mio, quindi l'aiuterò, poi ha detto che imparerà, promesso. Cosa ci cucinerai di buono? Le penne con broccoli e acciughe. Ah, quindi una bella pasta asciutta. Pasta asciutta. Ci puoi mostrare gli ingredienti? Broccoli. Broccoli che erano surgelati e che noi abbiamo precedentemente scongelato. Broccoli, poi un soffritto con aglio, aglio in polvere o anche aglio fresco, quello che preferite. Olio d'oliva. Un cucchiaino d'olio d'oliva. Delle acciughe. Sì. E un pochino di peperoncino dolce. Non manca niente? La pasta. Adesso andiamo a prendere la pasta. Noi facciamo le penne. Io avevo proposto una pasta integrale, ma mia mamma non gradisce e quindi ha optato per delle semplicissime penne rigate. Che dici? Iniziamo la nostra preparazione? Iniziamo. Allora, come prima cosa facciamo? Tagliamo i broccoli, togliamo la parte. Quindi prendiamo un tagliere. Più legnosa, la tiriamo via. E cominciamo a tagliare i broccoli a pezzetti. Quindi togliamo un pochettino di gambo. Sì, un pochino, perché resta troppo duro. A me piacciono belli piccolini, lo sai. Ragazzi, una precisazione. Facciamo un po' più piccoli. Siccome mangerò anch'io la pasta, io non è che sono tanto amante di carboidrati, ho chiesto a mia mamma di fare il 70% di verdura e il 30% di pasta. Però ovviamente come dosi, se voi preferite mangiare più pasta e meno verdura, regolatevi un pochettino voi. Era giusto e doveroso fare questa precisazione. Quindi abbiamo diviso i gambi dai broccoli, belli piccoli, mi raccomando. Sì, perfetto. Ecco, e adesso continuiamo. Li riuniamo tutti in una ciotola. Nel frattempo mia mamma prosegue con tutti gli altri broccoli. Taglia, taglia, che ti fa bene. Ti piace questa pasta? Molto. Perché la consiglieresti ai nostri amici? È bella leggera, non è? È leggera perché c'è tanta verdura. C'è tanta verdura. Poi... Però l'acciuga da quel tocco di sapore, impreziosisce. Ragazzi, mi sto improvvisando regista. Intanto mia mamma lavora. Di solito sono io la cuoca di casa, una volta tanto. Mamma, sposta un pochettino la ciotola così intanto mostro ai nostri amici, ok, che continui a tagliare i broccoli. Gli ho tirato le orecchie e gli ho detto mi raccomando piccoli, perché ragazzi io sto sistemando un po' i denti e quindi tra le varie sfighe faccio anche fatica a masticare, insomma una dietro l'altra. Secondo me, io guardate, se faccio un pulmino e decido di fare un bel pellegrinaggio con mia cugina Lisa a Lourdes e a Meggiugorje, appena ci vedono arrivare chiudono i cancelli dalla disperazione, dicono no, queste due sono troppo sfigate, chiuso per ferie. Mia mamma facendo di sì con la testa. Altra piccola doverosa precisazione, per quanto riguarda i broccoli mi stava dicendo mia mamma che si possono mettere anche i gambi, noi non li mettiamo perché essendo un po' duri non ci piacciono, quindi questa non è una ricetta canonica, diciamo, questo è quello che facciamo noi. Nelle ricette che farà mia mamma vi farà vedere come lei realizza certi piatti, non come dice la tradizione, questo è il modo in cui facciamo noi. Poi può essere un'idea, uno spunto, può piacere, non piacere. Anzi, scrivete nei commenti se trovate il video interessante, se voi avete delle varianti, lo fate in modo diverso. Fateci sapere, che ci teniamo, vero mamma? Certo. E cosa devono mettere? Un bel? Mi piace.
Bravissima! Guardate che bella ciotola piena di verdura, broccoli a volontà. Quindi ora che sono tutti pronti, che mia mamma si è ben congelata le mani perché erano ancora molto freddi, ci spostiamo sul fuoco. Allora amici, precisazione numero 3. Come potete vedere, noi purtroppo abbiamo una piccola piastra induzione con solo due fuochi. Sapete che la casa, il bungalow è piccino. E quindi faremo così. In un primo momento andremo a cuocere il condimento, quindi broccoli, le acciughe. Poi lasceremo tutto da parte e prepareremo la pasta. Ecco, mi stavo dimenticando una cosa importante, le dosi. Allora, noi abbiamo fatto 500 grammi circa di broccoli, 150 di pasta, ma come vi ho detto, sono stata io a chiedere esplicitamente a mia mamma di fare più verdura e meno pasta. Voi, insomma, regolatevi un pochettino a vostro gusto. E poi metteremo 4-5 filetti d'acciughe. Ma ora ritorniamo sul fuoco, dove mia mamma sta già preparando il soffritto. Come potete vedere, abbiamo messo un goccino d'olio, proprio un cucchiaino perché voglio stare leggera, e dell'aglio in polvere. Se poi avete quello fresco, ancora meglio. E facciamo soffriggere il tutto. Quando il soffritto è pronto, possiamo aggiungere i broccoli. Sentite come sfregola bene. Noi non aggiungiamo sale, perché sapete che io meno sale possibile per via di ritenzione idrica, ma lì poi sono scelte personali. Un pizzico di sale eventualmente a fine cottura, se quando è già impiattato dovesse essere troppo insipido, si può fare lì una piccola aggiunta. Però mettiamo un pochettino di peperoncino dolce in polvere. Poi se a voi piace qualche altra spezia, qualche altro aroma, ben venga, eh. Poi mescoliamo il tutto e mamma, per quanto tempo lasciamo cuocere? Dipende, un quarto d'ora. Circa un quarto d'ora. 20 minuti, dipende i broccoli come sono. Perché questa è la tua rubrica, sei tu che devi, certo, raccontare quello che fai. Ti aiuto solo perché è la prima volta, ma dalla prossima volta mi raccomando, fai tutto tu. Certo, un quarto d'ora, perché purtroppo il fuoco è quello, cioè la piastra è quello che è. Dillo che noi a casa avevamo un bel fuoco, me lo dici ogni volta, racconta. Avevo una bella cucina grande. Avevi un bel fuoco. Avevo tutto di bello. E qui invece? Qua manca tutto, manca spazio, non abbiamo spazio. No. Però siamo solo in due e lato positivo è che c'è poco da pulire. Esatto. Quindi circa un quarto d'ora. Sì, un quarto d'ora, 20 minuti, dopo vediamo un attimino come va. Dopo, per ultimo, aggiungiamo le acciughe, perché se le mettiamo adesso, dopo non troviamo più niente. In che senso? Si sciolgono tutte e non troviamo più neanche un pezzettino d'acciuga. Aspettiamo per ultimo. Quindi prima cuociamo i broccoli, sì. E poi fra 15-20 minuti andremo ad aggiungere le acciughe. E spegniamo il tutto e lasciamo da parte e prepariamo la pasta. Perfetto, a dopo! Sono passati circa 5-6 minuti e i nostri broccoli continuano a cuocere. Vedete il fumo che si alza dalla pentola? E c'è già un profumino in cucina. Gnam gnam, che bontà! Proseguiamo con la cottura. Quanto tempo è passato? Un quarto d'ora circa? Circa un quarto d'ora. Quindi adesso? Aggiungiamo i filetti di acciughe. Bene! Ma che profumino! Abbondiamo un pochino. Abbondiamo, bella saporita. Bella saporita. Ah, dimenticavo, ci vuole anche un po' di parmigiano, eh? Però a vostro gradimento, non adesso, quando sarà poi già impiattata. Sentite che bel rumore.
Adesso per quanto deve andare? Un minuto. Un minutino. Ecco, ovviamente voi potete realizzare il sugo in contemporanea con la cottura della pasta. Io, come vi ho già detto, per problemi tecnici di spazio ho diviso le due cose, però volendo si può fare contemporaneamente. Perfetto, adesso spostiamo. Ok, quindi spostiamo il nostro sughetto, la nostra verdurina. Vedete, sullo stesso fuoco mettiamo l'acqua della pasta. Cuociamo le penne in acqua salata per quanto tempo? 10, dipende dal tipo della pasta, dalla marca della pasta. La 10 minuti. Quanto ci mette? Ma una decina di minuti. Mi sembra che sia la garofalo che abbiamo preso. Ah, in offerta. In offerta, sì. Pasta italiana. Sì. Bene, specifichiamo. Sì, sì, sempre pasta italiana. Bene, aspettiamo che vada a ebollizione e poi cuociamo la pasta. Intanto che il nostro sughetto, le nostre verdurine stanno riposando, vedete? La pasta piano piano cuoce. Abbiamo scolato la pasta e cosa facciamo? La versiamo nella pentola, i nostri broccoli. Scusate l'interruzione, ma mia mamma non è pratica, mi è passata davanti alla telecamera. Ora cosa fai? Mescoliamo il tutto per un minuto. Poi è pronta per essere impiattata, giusto? Giusto, con un pochino di formaggio, chi un vuole, un po' di grana, dipende. Pure tu aggiungerai un goccio d'olio? Io aggiungo ancora un po' di olio e un po' di peperoncino dolce. Nel suo piatto. Nel mio io piatto. Invece metterò esclusivamente un pochino di grana, sapete che io sono più dietetica, tra virgolette. Ed ecco la pasta pronta, mamma, mostra il tuo capolavoro. Ecco. Pronta per essere mangiata. Questo è il suo piattino. Che dire, ringraziamo Nadia per la sua ricettina. Ce ne farai altre? Certo, alla prossima. Allora, un bel saluto ai nostri amici. Buona serata e buon appetito a tutti. Ragazzi, grazie per essere stati con noi e ci vediamo in una prossima ricetta. Ciao da parte di entrambe. Arrivederci, ciao.